non si sono fatti perdere d'animo dalla nebbia calata sulla città, prendendo scarponi, torce e camminandosi fino alla cima del Monte Sabotino. Tanti abitanti di Gorizia e della vicina Slovenia hanno infatti scelto l'altura per trascorrere le ultime ore del 2021, nonché i primi attimi del 2022. Noi abbiamo fatto diversi sabotini nel rifugio del signor Bogdan. Sisiamo qui ad ammirare questo spettacolo e oggi un cielo stellato meraviglioso. Abbiamo visto la nebbia e i fuochi artificiali sbucare dalla nebbia. Qual è il significato anche di uno spettacolo così sul monte simbolo delle due Gorizie? È un simbolo d'unione perché qui, come si vede, ci sono italiani e sloveni. No, è la seconda volta, eravamo 2 anni fa e quindi dopo 2 anni è proprio un ritornare e stasera si può dire a rivedere le stelle quassù. Sì, come in Dante. Beh, viverlo con l'ambientazione è sempre molto toccante e particolare, un confine superato e misto. Tutti i fuochi d'artificio. È la prima volta che vieni su Sabotino? No. No. Ti è piaciuto? Sì. Un'esperienza che vorrei fare. Sì, anche i prossimi anni.